Autore terzo classificato, un ligure. Su 254 ci può stare. Nato a Savona nel 1966, signore e signori, Stefano Muratori. Motivazione del terzo premio a Stefano Muratori. Poesia vigorosa, quella che ci ha proposto Stefano Muratori. Poesia intensa, anzi, a riprendere il refrain che anima uno dei suoi testi. E poesia soprattutto che convince quanto più riesce a essere compiutamente extramentale, frutto di un lavorio di scavo nell'interiorità, che non ha paura di confrontarsi però con il mondo di fuori, con la sostanza fisica, materica e dunque condivisibile della realtà. Certi passi di intenso, per esempio, quello nel quale il poeta si stupisce che il tempo possa cambiare nel tempo di due pieghe, e certi snodi di crosta di terra portuale, lì dove risalta con evidenza un tutt'altro che il rilevante talento della similitudine, danno luce ai versi di un autore per il quale sono ipotizzabili ampi margini di crescita. Crosta di terra portuale. Bruci, come il sole, sullo spiazzo di una miniera di sale, che fa salamoia, che secca e rugosa, sulla boa dei bagni in un luglio, afoso e ventoso, che lascia bagnato il bucato e la pelle, ma brucia e asciuga la gola, bruci. Come un bosco di pina d'ombrello e odoroso, di resine d'ali caduti, di rani e ginestre, bruciato da un folle, che gode nudo a vederlo bruciare, bruci. Come la chiglia di una lancia di legno incagliata sulla spiaggia portuale, che non è più di sabbia, ma crosta di terra, catrame e di sale, bruci. E passando sul molo sento tutto il calore che emana al vapore, il tuo sangue, il tuo cuore. Mi avvicino sereno, apro le braccia e mi lascio incendiare, non come un monaco, un martire, un santo, ma come un forno di ferro gigante che fuma, che brucia da carbone, per farne carbone, più duro, più nero, per me di bruciare. Vi ringrazio di cuore, è molto, molto emozionante e molto bello. Grazie, grazie di cuore.